Lo scorso 5 giugno, nella bellissima cornice di Gessi Milano in via Manzoni, si è svolta la quinta edizione del Positive Business Award, il premio creato e organizzato dalla Scuola di Palo Alto per celebrare le imprese che fanno della positività il valore fondante della propria organizzazione, che si traduce in cura per il proprio capitale umano, nello sviluppo di relazioni positive, in ambienti di lavoro dove poter esprimersi al meglio, in una visione aperta e ottimista sul futuro, nell'innovazione capace di apportare cambiamenti che stimolano a crescere ed evolversi costantemente. Uno spirito che per loro si è dimostrato vincente e un trend che cresce di anno in anno. Quest'anno si è aggiudicato l'award assoluto Huawei Technologies Italia. Il benessere in azienda per noi non è una lista di attività o di progetti, ma è il benessere nella quotidianità delle azioni, sicuramente dei processi HR, ma anche del management. Fra le altre realtà premiate, Oracle Italia, Z-Service, IKEA, Predict, LinkedIn, Citrus L'Orto Italiano, Generali Italia e Monte Farmaco OTC. La Scuola di Palo Alto ci ha assegnato il Positive Award per la nuova location di Oracle Italia che abbiamo realizzato a Roma, ed è un po' l'emblema di quella che è la nostra filosofia d'azienda, che coniuga il lavoro smart con il benessere d'impresa. Siamo stati premiati per un evento che per noi è molto importante, si chiama Talent Focus Week. È una settimana interamente dedicata al talento che si svolge in tutti i paesi del mondo in cui IKEA è presente, ed è rivolta a tutte le persone che lavorano in IKEA, senza distinzione di ruolo o di, diciamo, responsabilità. Solo donando si riceve, e quindi siamo entusiasti di ricevere noi oggi questo premio dopo aver donato dei piccoli messaggi di non solo prevenzione a tavola, ma anche di messaggi positivi alle persone. Abbiamo candidato un nostro progetto che si chiama Change Day, che è stato per noi un progetto formativo che ha seguito tutta la fase di integrazione della nostra azienda, di tre grandi realtà, di Generali, INA e Tor Assicurazioni. Questo progetto formativo era rivolto a tutti i colleghi che cambiavano ruolo e attività, e che aveva la funzione di farli concentrare su loro stessi, sulla loro positività e con che bagaglio si presentavano nel loro ruolo. È positiva l'idea, è positivo il prodotto e il fatto che mantenga la promessa. Noi siamo per un'alimentazione corretta, un sano stile di vita, e solo in casi di carenze integriamo con prodotti integratori alimentari ad hoc, solo quando serve e se serve. Consegnati, come ogni anno, anche premi speciali a Striscia la Notizia, il Positive Business Media, e alla nostra campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia, il Positive Sport Champion. Ma io di solito sono un premiatore, mi trovo in una veste molto strana perché non sono abituato ad essere premiato, quindi per noi di Striscia è un onore ricevere un riconoscimento, perché insomma facciamo un programma per il pubblico, a favore del pubblico, e quindi quando ci sono queste occasioni è sempre un piacere ricevere qualcosa, soprattutto per me che regalo 100 tapperi l'anno, quindi prendere qualcosa mi fa piacere. È un riconoscimento che ricevo con grandissimo onore, per me essere qua stasera è veramente un piacere, quindi è bellissimo poter condividere questa premiazione con voi, e è la prima volta che sono qua, speriamo di partecipare più anni.